è un solvenci a livello chimico. Un solvenci è sempre un prodotto, ingredienti in maggior quantità, sempre. Ossia, acqua sarà sempre quella in maggior quantità. Diciamo che in un creme terremo una media di acqua che va entre un 62% e un 55% in un creme, mentre in un sorbet terremo una media di acqua che va di un 70% a un 65%. Come potete vedere, un sorbet te mais acqua che un creme, mais ella sarà sempre un solvente. Un solvente è praticamente aquele ingredienti onde si dissolveranno un solutos. In caso da gente ci sarà a sucares, gordura, fibras, proteinas, bla 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 bla. Ok? Agora, sin entrar en particulares, porque repito, aquí se no comenzamos a entrar en la química y en la física de los sorbetes, que vira bastante complicado después de explicar, pero tenemos que saber que cada uno reagirá con agua, con solvente, de una forma diferente. O sea, cada uno después terá una relación con agua, no, si relacionará con agua de una forma diferente. Se c'è l'azucare, non è che si relaziona con l'acqua igual che la gordura o igual che le proteine. No? Proteine è una funzione, l'azucare è un'altra funzione. Quindi, lembrese che, diciamo, il segreto, per dire, do assunto, qual è? Governare questa signora. Se io consigo governarla, io otterrò una buona struttura. Se io non consigo, il mio sorvecci sarà molle, duro, poco areato, molto areato. Quindi io tengo che governarla. Perché? Perché è ella che decide queste cose. Ok? Allora, diciamo che quando a gente, per esempio, leite, no? Dice, ah, ma io misturo il leite, il creme di leite, usa zucchero, se la leite in po e altre cose, no? A onde sta acqua? Gente, o leite o che? 88% acqua. O creme di leite o che? Gente, cominciamo a entrare anche in questa mentalità, no? Se o leite chimicamente, che è o leite? È una soluzione chimica formata per un solvente che si chiama acqua e poi tem un zucchero si chiama lactosi, proteine, gordura, poco di sais minerais, alcune vitamine, e se è un leite.